Ciao a tutti, io sono Emanuela, benvenuti sul mio canale se siete nuovi o bentornati. Oggi, come avete sicuramente capito dal titolo, un video un po' diverso perché andremo a sbirciare nella mia borsa per un What's in my bag. È un video che mi piace molto guardare, perché mi piace organizzare la borsa in un certo modo e mi piace curiosare per vedere se anche le altre fanno la stessa cosa che faccio io. Era già da un po' che pensavo di registrare questo video e finalmente mi sono decisa. Il look di oggi non l'ho filmato, però vi posso dire che cosa ho utilizzato per gli occhi. In descrizione comunque come al solito trovate tutti i prodotti che ho utilizzato. Oggi ho usato due palette, la Blueberry Muffin di BH Cosmetics, una palette che mi piace tantissimo sui toni del blu, e da qui ho preso soprattutto i due matte che mi servivano nella piega dell'occhio. E poi ho utilizzato la Rose Quartz di Huda Beauty, da cui ho utilizzato soprattutto i colori duochrome, quindi questo bellissimo, questo qua più chiaro nell'angolo interno, questo rosa che è fantastico proprio nella prima parte della rima inferiore, perché i matti di questa palette non mi piacciono molto e comunque non c'è un blu in questa palette e volevo un look blu. Quindi ricordate di guardare sempre in descrizione per trovare tutti i prodotti. Direi di partire perché nella mia borsa c'è davvero di tutto e credo che ormai ho superato anche Mary Poppins, quindi mi allontano un po' così vi faccio vedere. Spero di non essere andata troppo lontano, però voglio farvi vedere bene il contenuto all'interno della borsa. Io non sono una che utilizza una borsa e la tiene magari per tutta l'estate o comunque per la maggior parte del tempo, d'estate, d'inverno, in base alla stagione. Mi piace cambiare borsa come mi piace cambiare gli altri accessori in base all'abbigliamento del giorno. Quindi oggi, come vedete, è un abitino corto, un po' etnico, diciamo, blu con tutte queste nappine fucsia e dei bellissimi ricami sulla scollatura. Quindi ci sta benissimo la borsa che ora vi faccio vedere. La borsa in questione non è una borsa, ma fondamentalmente è una valigia perché davvero è enorme, ed è questa. È la Pash Bag dell'Atelier du Sac. Sì, non mi sono sbagliata. Quindi una borsa diciamo in canvas molto estiva, con tutte le rifiniture e i manici in ecopelle. Quest'estate l'ho usata tantissimo perché mi piace, uno, ed è la motivazione fondamentale, e poi perché è davvero capiente, quindi ci va tutto quello che di solito mi piace portare appresso quando esco soprattutto. Siccome oggi mi sono preparata e devo uscire, ho la borsa pronta proprio per fare questo, e quale migliore occasione per farvi vedere cosa metto di solito in borsa quando esco, ma credo di aver già parlato abbastanza. Allora, la borsa all'interno, come vedete, è piena di pochette, non c'è nulla di libero buttato così nella borsa. È una cosa che non faccio più da tantissimo tempo perché, siccome mi porto dietro tante cose, ho realizzato che la cosa migliore, la cosa ideale è tenere tutto in ordine nelle pochette, perché altrimenti quando vado a cercare qualcosa nella borsa ci sto 3 ore perché non trovo mai nulla. Allora, iniziamo da questa, che è una vecchissima, anzi, pochette per l'organizzazione di Carpisa. Me l'hanno regalata ad un compleanno, l'ha regalata una mia amica, e mi è piaciuta tantissimo proprio come idea, perché io qui vado a mettere portafogli, portamonete, portadocumenti, anche perché ha la zip, quindi sta tutto chiuso. Oltretutto ha delle taschine esterne
per esempio qui vado a mettere questo che sinceramente non so come si chiama, comunque è quello che serve per attaccare la borsa magari al tavolino, qua c'è il gancio per la borsa e quindi lo tengo qui a portata di mano. Delle gomme da masticare, di solito non mastico gomme perché non è una cosa che mi piace fare, però queste qui non sono neanche italiane, non mi ricordo chi le ha portate, e sono all'anguria e sono buonissime, però davvero una volta ogni tanto le tengo giusto in borsa. Pacchi e strapacchi di fazzoletti come se non ci fosse un domani, perché non si sa mai, e quindi nelle teschine esterne tengo per comodità quello che posso prendere subito, che mi può servire subito, senza dover aprire questa pochette, dove tengo chiaramente il portafogli. Questo è un portafogli di Carpisa, sempre in collaborazione con Penelope e Monica Cruz. Ok, è un portafoglio abbastanza datato, come vedete all'interno è fatto come la maggior parte dei portafogli, insomma qui ci tengo i soldi, qua c'è anche un portamonetine che però di solito non utilizzo perché quelle preferisco tenerle a parte. Nel portafogli non tengo più i documenti perché dopo essere stata derubata anni e secoli fa non lo faccio più. Infatti i documenti li tengo in questo portadocumenti, questo è di Dolce & Gabbana, quindi ci sono documenti, ci sono le bancomat, insomma questo tipo di cose. E poi infine ho il portamonete, questo è stato un regalo di mia cognata, fatto interamente da lei a mano, carinissimo. Come è stato realizzato, come è rifinito, insomma lei è bravissima, e quindi le monetine le tengo sempre qui, anche perché se mi servono solo le monete non trovo comodo prendere proprio il portafoglio, basta che prendo questo. Quindi questo era il primo contenitore della borsa. Poi in borsa ho un'agendina in ecopelle. Questa è davvero vecchissima, c'era un'altra agendina all'interno, quindi l'ho tolta perché era di un anno specifico e poi chiaramente l'anno è passato, e ho messo un'agendina piccola dove magari vado a prendere appunti, niente di che. C'è lo spazio per la penna, ce n'è un'altra di fogli bianchi che mi portavo sempre dietro, anche, cioè questa è vecchissima davvero, me la portavo sempre dietro anche quando mio figlio era piccola, perché spesso voleva disegnare, quindi questa, avendo tutti i fogli bianchi, era comodissima. Dopodiché ci sono un po' di post-it, insomma di cose per prendere appunti o magari in velocità da dare a qualcuno. Ho attaccato una spilla fatta in fimo, molto carina, mi avevano regalato questa spilla e l'ho attaccata all'agenda, perché mi piace attaccare cose, insomma, non so se rendo l'idea. Qui per esempio in questa pochettina piccola, che non ricordo di chi è, vediamo un po', dell'erbolario, non mi ricordo che c'era dentro, comunque ho attaccato questo orsacchiotto e un cuoricino, penso che riusciate a vedere. Qui tengo tutte le tessere, quindi dei vari negozi, per esempio Benetton, insomma, che mi viene, supermercato, insomma tutto quello che mi può servire quando vado da qualche parte, lo tengo qui. Poi ho questa pochette doppia di P-Quadro. Allora, questa mi ricordo, l'ho presa quando mio figlio era piccolo, andava forse all'asilo, e all'interno era una collaborazione di P-Quadro con Collistar, e all'interno c'era un mascara e una matita per gli occhi, se non sbaglio, e la pochette, insomma, è molto carina, c'era in diverse versioni, ho preferito quella nera e verde Tiffany. All'interno ci sono varie ed eventuali di cancelleria,
per esempio c'è questa scatolina dove tengo forbicine, cioè, tutto in versione mini. Questa l'avevo comprata da Tiger, quindi come vedete c'è tutto in versione mini, forbicetta, spillatrice, mini spillatrice, l'adesivo, c'è persino un temperino che invece avevo comprato a Parigi insieme ad altri articoli di cancelleria, davvero carini, che ancora ho delle graffette, insomma cose che potrebbero servire. Qui cosa c'è? C'è di tutto e di più, non so se riuscite a vedere, una mini torcia che credo neanche funzioni più, dovrei cambiare la batteria. Qua c'è, ci sono due mini cacciavitini, qua c'è un mini metro, ok? Questo sempre viene da Parigi. E poi una forbice un pochino più grande e qua abbiamo finito. Dall'altro lato invece ci sono penne, matite, tutto ciò che può servire per scrivere. C'è una chiavetta USB, ora vi faccio vedere, vedete, penne, c'è un, che cos'è qua? Ah, le micromine, matite, insomma, questo genere di cose. Non si sa mai, magari quando esco devo prendere tanti di quegli appunti. Però ripeto, questa è un'abitudine che ho sempre avuto, ma quando mio figlio era piccolo mi chiedeva sempre qualcosa da scrivere e quindi ho iniziato a portare tutte queste cose, anche e soprattutto per lui. Passiamo quindi a questa pochette di Kiko, che risale all'anno scorso, e me l'avevano mandata in omaggio con la collezione Fruit Explosion. La collezione praticamente pre-collezione estiva, quella che sapete che non mi è piaciuta per niente, carina l'idea, però proprio non ne valeva la pena. La pochette invece è molto carina, non ha nessuna pretesa di durata, credo, anzi è durato un anno, mi sono anche meravigliata. Agli angolini leggermente ha perso colore, ci sono tutte queste stampe di frutta, quindi va benissimo. Allora, qui tengo una crema per le mani anche in estate. Questa è Camille, è scritto tutto in tedesco, io non parlo una parola di tedesco, quindi non ho idea. Comunque è una di quelle che è veramente è efficace, perché non ho problemi di secchezza alle mani, però mi si spaccano sempre gli angoli, cioè proprio all'angolo dell'unghia, e poi mi fa malissimo, quindi l'unica cosa è mettere sempre la crema per le mani. Fazzoletti? Questi sono al cocco, davvero profumati, mi piacciono un sacco. Poi che cos'ho? Qua ho questo sacchettino della Tune, c'era qualcosa all'interno, forse un bomboniere, non lo so. Comunque qua sono rimasti, questi li dovrei togliere, ci sono rimasti dei guanti. Quando all'epoca, all'inizio proprio del Covid, andavamo in giro pure con i guanti. Vabbè, che cosa triste. Poi ci sono bustine di zucchero, qualche calo di zucchero, insomma, sempre comodo. Mascherine nuove. Io tengo mascherine quando usciamo sia per me, quindi questa rosa, che per i maschietti, per mio marito o per mio figlio, questa è azzurra. E queste sono più che altro di riserva, perché le prendiamo uscendo e poi se dovessero servire, perché cadono, si rompono, come capita, almeno abbiamo le altre. Poi ho questa pochette di Tiger, di pronto soccorso, diciamo,
che all'interno aveva già dei prodotti e io ho aggiunto qualche cosa. Per esempio, qui ci sono delle bustine di salviettine disinfettanti, qua ci sono cerotti, io ho aggiunto anche questi colorati di Pinocchio, e ho messo, non porto tante medicine con me, anzi niente quasi, però per esempio c'è una capipirina, soprattutto per il mal di testa, e un collirio monodose. Ok, perché li trovo comodissimi, non prendo mai il collirio normale a flaconcino, prendo sempre quelli monodose, almeno così li uso, li butto e so che non scalano immediatamente. Qua in dotazione con la pochette ci sono delle gazze, magari se non si dovesse fare male. Sempre all'interno ci sono dei guanti, questi li dovrò togliere. Questo stick per le zanzare, comprato al supermercato, è fantastico perché è ottimo anche per le punture di medusa, quindi vi dico che lo abbiamo testato perché mio figlio spesso incorre in queste situazioni e quindi basta mettere questo, allevia tantissimo il fastidio. Poi c'è questo contenitore dove c'è taglia unghie, pinzetta, che c'è forbicina, quello per le cuticole, insomma cose che potrebbero servire. Le tengo tutte in questa pochettina, come vedete ci va tutto ed è sempre utile avere qualcosa del genere, soprattutto quando si sta fuori magari una giornata intera. Poi ci sono altre due pochette all'interno della borsa. Come vedete anche le pochette sono colorate, difficilmente ho pochette scure, anche d'inverno uso sempre queste colorate. Questa qua di Bourjois, sempre in omaggio, questa me l'hanno regalata da Acqua e Sapone, comprando dei prodotti di Bourjois. Questa è strapiena, quindi ci sono le pochette delle pochette. Allora, innanzitutto c'è un sacchettino vuoto, non si sa mai, magari mi devo togliere bracciali, anelli e cose varie, metto lì. Qua ce n'è un altro del brand 1 dei 50, che è un brand di gioiellerie, insomma fa articoli in argento molto belli. L'altro giorno mi si è rotto proprio uno dei miei bracciali di questo brand, dove avevo attaccato dei ciondolini, insomma si è rotto il gancetto, si sono staccati, per fortuna mi sono caduti addosso perché ero in macchina e li ho messi qui, quindi questo ne approfitto e lo tolgo così li rimetto a posto. Poi ho questa pochettina carina colorata a cui ho attaccato io questa nappina che era di una borsa, dove tengo i mini profumi. Ci sono sia quelli proprio i campioncini classici, sia questi che sono proprio carinissimi. Questo è Flora di Gucci, c'è, vediamo questo qua, di Chloé se non sbaglio, chi te lo dice? Sì, Chloé, c'è scritto sopra, nemmeno si vede. Sono tutti e due molto buoni come profumi. C'è quest'altro che è bello grande di Impact, non so però di che cosa sia. Ah, Tommy Hilfiger, ok. Insomma, ce ne sono altri all'interno che porto sempre con me. C'è un profumo fantastico che esce da questa pochette. Poi c'è questa, che penso che ce l'abbiate un po' tutte, dove ci sono assorbenti e salva slip, quindi comoda, si prende questa, si va in bagno, insomma c'è già tutto all'interno. Poi c'è questo qui che è un specchietto e pettine, non vi voglio accecare, qua c'è il pettine, sinceramente graffia soltanto, però ecco, protegge lo specchietto e perciò l'ho lasciato. Poi che cosa c'è? Qua c'è un rosario e lo tengo qui. Qui c'è il pannetto del Pandora,
non so se riuscite a vedere, comunque quelli che vi danno quando comprate i gioielli Pandora, è attaccato per non viaggiare nella pochette, c'è questa pinza per i capelli. Il pannetto lo trovo molto buono per pulire i bracciali, sia Pandora che non. Vediamo che cos'altro. Un altro di queste, queste erano in omaggio con gli assorbenti Nuvenia, sia la grande che vi ho fatto vedere prima che questa piccolina. Qui invece ci sono le salviettine per gli occhiali. Io le uso per gli occhiali da sole, perché gli occhiali da vista non li uso, ma li uso soltanto la sera quando leggo, magari a letto se mi metto a leggere, perché sono ipermetrope, non perché non ci veda bene. Poi ho questo dove metto all'interno, questo non, veramente non mi ricordo da dove è uscito fuori, comunque ecco qua, si apre, è in silicone, è tutto traforato, è carino. All'interno metto elastici per capelli, fermagli vari, insomma. E quindi stanno qua e non vanno da nessuna parte. Quando li vogliono li devo andare a cercare, perché sono sparsi in borsa. E con questo il contenuto di questa pochette è finito, quindi rimetto un attimo a posto. Questa è l'ultima pochette contenuta nella mia borsa ed è di Carpisa. Questa me l'hanno regalata a Natale, una mia amica me l'ha regalata a Natale, c'è la E di Emanuela. Se non sbaglio c'erano anche con altre lettere. Ha questo gancetto perché potete metterla anche come pochettina proprio per uscire, e all'interno tengo quell'elastico famosissimo che mi avevano mandato con un ordine di Pink Panda. Poi cosa tengo? Ecco, qua è la pochette dei trucchi, se non l'avete capito. All'interno tengo il fondotinta in polvere di L'Oreal, questo è nella colorazione 220 Sand. È un fondotinta che quest'estate ho riscoperto, soprattutto dopo aver fatto il video decluttering, in combinazione con la base, quella un po' arancione di Kiko. Vi devo dire che nelle giornate più calde questo qua ha retto davvero benissimo. Io non lo metto con la spugnetta che è all'interno, però semplicemente perché non mi piace l'effetto troppo pesante, lo vado a mettere sempre col pennello, ma con quella base, questo sopra, evitavo chiaramente la cipria perché non serve, e devo dire che è stato ottimo. Di solito quando esco metto nella pochette dei trucchi il rossetto e la matita che sto utilizzando, quindi in questo caso ho messo quelle di oggi, cioè il Puzzicle, si chiama, oddio, Puzzicle, sì, My Type 01 è la colorazione di Fenty, un prodotto bellissimo di cui vi ho parlato. E poi oggi ho utilizzato la matita di Astra numero 47. Poi ho all'interno un mini mascara, questo è quello di Gucci che è quasi finito e lo porto sempre nella pochette, se non posso qualcosa mi dà tutto. Poi che cosa ho? Poi ho un gloss, questo è di iArt Revolution, quello all'anguria, molto carino. E in questo contenitorino trasparente ci sono dei pennellini, questi sono di Diego Dalla Palma ed erano contenuti in una pochettina piccolina zebrata che si è rotta, e quindi li ho messi qui dentro. Cioè ci sono sia, come vedete, pennelli piccoli per gli occhi che quello grande che utilizzo proprio per il fondotinta di L'Oreal. Poi c'è uno specchietto di Bourjois, anche questo me l'hanno dato in omaggio prendendo i prodotti. Poi un eyeliner, questo è un duo eyeliner e Kajal. Kajal veramente fa
brutto, diciamo che è brutto, della collezione Ray of Love di Kiko. Entrambi sono neri, sia l'Elanic che il Cajale. Non è un prodotto che mi piace, quindi lo porto nella pochette che ho in borsa giusto per qualche ritocco, perché per il resto non serve a niente. Poi ho sempre per i ritocchi la matita Geisha Brows, questa con la micromina di Astra. Non è un prodotto che utilizzo quotidianamente, perché io le sopracciglia le faccio in modo diverso, però questa qua c'è chiaramente lo spazzolino da un lato e la micromina dall'altro. È comoda proprio da tenere in borsa per i ritocchi, se magari fa troppo caldo, urto, insomma, questa è comodissima. Poi ci sono due burro cacao, perché uno non bastava. Uno è dei Provenzali, stick labbra vegetale, cocco e vaniglia, e un altro è di Bottega Verde al pepe rosa. Insomma, tutte e due mi piacciono moltissimo. E infine, quello che tengo in questa pochette sono le salviettine assorbisebo. Queste qua sono di Essence, ce le ho anche di qualcos'altro che ora non ricordo, ma queste le ho messe in borsa, e quando fa troppo caldo, invece di utilizzare magari le mani, vado a utilizzare queste e mi trovo bene. Come vi dicevo, non ci sono più pochette in questa borsa, ma ne ho tirato fuori davvero tantissime. Quello che c'è ancora è ciò che è nelle tasche. Ci sono due tasche, una con la zip, sì, questa, e una senza, ma sono due tasche molto grandi, e in più c'è una taschina più piccolina. Quindi nelle tasche senza zip vado sempre a mettere gli occhiali da sole. Gli occhiali, perché ne ho due paia. Uno è mio e lo tengo in questo portaocchiali che mi avevano mandato con un ordine fatto su Douglas, se non sbaglio su Sephora, ora non ricordo bene. Comunque è di Benefit, si sta anche rovinando, perché spostandolo, sono 3 anni che ce l'ho, spostandolo da una parte all'altra, insomma, un po' si rovina, però vedete, si apre così, comodo, gli occhiali non vanno da nessuna parte, e questi sono i miei occhiali da sole di Gucci. Non tengo la custodia di Gucci perché è davvero davvero enorme, quindi è più grande quasi quasi della scatola. Questi sono gli occhiali, io porto solo ed esclusivamente occhiali super giganti, ma mi piacciono tantissimo. Questi li ho comprati qualche anno fa, non sono gli unici che ho chiaramente, ma ne cambio, li cambio spesso, e ogni volta che li cambio comunque li vado a mettere qui dentro, perché sono protetti, perché c'è una sorta di imbottitura, e in più è compatto questo portocchiali. E poi c'è questa che era dei miei occhiali, c'erano i miei occhiali all'interno, all'interno però della confezione rigida, ed è sempre di Gucci, quindi dove metto gli occhiali di mio figlio, così quando usciamo poi si ricorda che vuole gli occhiali e ce li ho io, e quindi non perdo nemmeno questi. Nell'altra taschina invece cosa tengo? Chiaramente il disinfettante per le mani, questo è proprio carino, colorato alla fragola, ottimo. E poi la comodità di questa borsa è che ha questo gancetto dove non attacco le chiavi della macchina, perché io non guido, però attacco le chiavi della bici, che sono peraltro attaccate ad un portachiavi che è una edizione limitata di Natale o di San Valentino. Comunque è un cuoricino con il lucchetto, con tutte queste cosine attaccate, ma davvero carino, di Dior. Vediamo se lo apro, ci sono ancora i gloss all'interno. Questo è un cimelio, e siccome non mi piaceva tenerlo lì buttato nel cassetto, ho detto va bene, me lo porto in borsa. Ecco, vedete,
All'interno c'erano due gloss, c'è persino lo specchietto, due gloss, uno fucsia e uno lilla, ma fondamentalmente trasparenti tutte e due. Li ho usati pochissimo perché mi dispiaceva rovinarlo, e quindi qua ci sono le chiavi della mia bici. Credo di aver tolto tutto, vedete all'interno è molto capiente questa borsa, si chiude, è calamitata, quindi si chiude, non c'è zip, però tenendo tutto quello che è all'interno nelle varie pochette, insomma, rischio poco. Poi qui non siamo in una città dove ci sono mezzi pubblici, e quindi non prendendo mezzi ma camminando o a piedi o con la macchina, insomma, si rischia davvero poco. Spero che questo video vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un commento, di mettere un like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo invece al prossimo video con delle novità. Ciao!